possiamo andare? Allora, siamo qua con Michael Art, autore di tre importanti lavori scritti con Antonio Negri, Impero, Moltitudine e Commonwealth, e da ultimo autore di questo breve saggio, Declaration, che sarà presto tradotto anche in italiano. Con Michael vorremmo anzitutto affrontare il tema del movimento globale, di come in particolare si è dato questo nuovo ciclo di lotte dopo il movimento No Global, il movimento Occupy. In particolare in America ci sembra che questo nuovo movimento sia un movimento molto eterogeneo, molto composto al suo interno, che va dal modello prototipo di Oakland sul Pacifico fino all'occupazione di Wall Street sull'Atlantico. Queste due polarità ci sembrano essere in un certo modo due esempi, due modelli che danno la ricchezza e l'eterogeneità di questo movimento che si è sviluppato con grande forza negli Stati Uniti. Da te vorremmo sapere qualcosa in più su questo tema estremamente urgente e importante. Beh, è chiaro innanzitutto che quando si parla di questo ciclo di lotte e dell'Occupy negli Stati Uniti bisogna capire l'Occupy non come qualcosa separata, ma dentro un ciclo globale. E una delle cose che mi sembra che ha in comune col ciclo di lotte No Global è la forma moltitudinaria delle lotte, o almeno l'aspirazione ai meccanismi di una orizzontalità e di una di meccanismi di decidere in collettivamente. Questo mi sembra una cosa forse ovvia che abbiamo visto nel movimento No Global, è che si sviluppano, credo, in questo ciclo di lotte e anche in Occupy. La grande differenza che io vedo, e anche questo è abbastanza complesso, è che mentre il movimento No Global era fondamentalmente nomade, cioè andava da un vertice all'altro cercando di anche illuminare i diversi nodi del nuovo potere globale, mentre questo nomadismo No Global, il movimento di quest'anno, di questo ciclo, è fortemente radicato nel territorio. Quindi non vadano col nomadismo, rifiutano di andarsene dal luogo, dalla piazza, dal luogo. E questo è anche radicato nel territorio locale, nel senso a cui tu alludevi, nelle differenze tra Wall Street e Oakland. E quindi ci sono, per esempio, a Oakland una delle cose che a me sembra molto importante è la differenza razziale della composizione delle lotte, e quindi di lavorare queste differenze locali del razzismo, certamente ad Oakland, del rapporto con lavoro organizzato, eccetera, quindi che fortemente e per forza diverso a Wall Street. Ma anche abbiamo visto la stessa cosa a Madrid, ad Atene. Cioè a Madrid, per esempio, non solamente c'era un'assemblea generale per cercare di prendere decisione collettivamente, c'era anche queste commissioni, uno sull'acqua, l'altro sulle case, l'altro sul debito, un altro su violenza sessuale in città, eccetera. Quindi radicato in questo senso, legato fortemente alle cose locali, però ad un altro livello, diciamo, legato e sviluppando le obiettive e anche le pratiche che vengono dalle altre le lotte. Questo mi sembra la differenza, una delle differenze più importanti, questo nomadismo del No Global e questo radicamento nel territorio di Occupy e tutto il ciclo. Ritornando nel territorio degli Stati Uniti,
recentemente, una settimana fa, Obama, abbiamo letto sui giornali, che ha fatto questa grande apertura ai migranti illegali messicani presenti nel territorio americano, facendo una sorta di promessa di sanatoria che riguarda diverse centinaia di migliaia di migranti illegali. Allo stesso tempo in Europa, più o meno nello stesso periodo, cioè qualche giorno fa, è stato ratificato il fatto che Schengen verrà considerato come un trattato flessibile, cioè ci sarà il mandato di chiudere i confini, e questo è stato definito a partire dal controllo di una frontiera, che è quello che è la frontiera tra Turchia e Grecia. Ora, questo si tratta in realtà di un provvedimento di gestione della migrazione interna al mercato europeo, che sembra di altra natura rispetto a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti. In Grecia la formazione neonazista albadorata ha tra i punti principali con cui si identifica come programma politico esattamente la lotta ai lavoratori migranti che sono in Grecia. Sembra che stiamo assistendo a due differenti polarità dentro la crisi nella gestione della forza lavoro migrante. Cosa ne pensi di questo, e cosa ne pensi, riprendendo anche la categoria importante di moltitudine su cui avete lavorato in questi anni, come questa categoria, come la gestione della forza lavoro globale viene ridefinita oggi all'interno della crisi globale? Sì, interessante, bella domanda. È chiaro che qui si tocca al diritto della mobilità. Mentre parlavamo, io parlavo un po' del radicamento nel territorio, è una specie di, come dire, il rifiuto di andarsene nel contesto di Occupy. Qui vediamo l'importanza su cui abbiamo insistito durante anni sulle lotte di immigrati, del diritto della mobilità, del diritto di fuga, ma anche il diritto di cercare il lavoro altrove, eccetera. Questo mi sembra l'unica, è interessante, come dicevi, che c'è una politica differenziata, che mi sembra che bisogna spiegare più in dettaglio con la componenti, con le caratteristiche del mercato di lavoro negli Stati Uniti e il bisogno di un lavoro immigrato a cui risponde l'amministrazione Obama. Però comunque rimane talmente importante questa lotta, cioè, per l'immigrazione, per gli immigrati, per il diritto di mobilità, sia in Europa che negli Stati Uniti, che anche rimane nella crisi importante. Un'ultima breve domanda che ti vorrei rivolgere riguarda la tematica della democrazia dentro il nuovo scenario del biocapitalismo finanziario che stiamo vivendo, e in particolare il ruolo dei movimenti dentro questo scenario. In particolare vorrei partire da un caso specifico, che è quello del Wisconsin negli Stati Uniti, dove dopo quasi un anno di importanti battaglie trasversali che si sono date, alla fine, diciamo, ha vinto il governatore, quel governatore che più di tutti si era esposto contro la sindacalizzazione e quindi contro la forza lavoro, la forza lavoro in quel territorio. Ora, a partire da questo caso specifico, che ci rappresenta un punto di blocco, lì dove il movimento invece si era organizzato e aveva definito un importante percorso di lotta, quello che ti vorrei domandare è qual è il ruolo oggi del movimento nel definire le nuove forme di democrazia dal lavoro, dalla cittadinanza, dal territorio, che secondo te il movimento può giocare oggi in questo nuovo scenario completamente ridefinito?
Questo è un punto sul quale credo che è molto importante vedere tutte le lotte americane di quest'anno nell'ottica globale o del ciclo, a partire dalla primavera araba, per esempio, perché è vero, o almeno secondo me, tutto questo ciclo di lotte, mentre il No Global era, in particolare negli Stati Uniti, qualificato sotto il concetto di giustizia, cioè un movimento per giustizia globale, questo ciclo di lotte è caratterizzato per una nuova domanda per la democrazia, una democrazia reale, come dicono gli spagnoli. E anche, cioè, e questo credo che grazie alle lotte in Tunisia e in Egitto, che hanno posto una nuova definizione della democrazia come urgente. Quindi anche credo che negli Stati Uniti, quando Occupy è cominciato, un componente molto forte è questo richiamo, questa necessità di sviluppare i nuovi esperimenti della democrazia e anche di lavorare anche sul concetto di cosa vuol dire. Una cosa che vuol dire è di costruire nuovi legami sociali dentro questa questo mondo spezzato dalla finanza. Cioè la finanza crea dei legami sociali, però sono legami che sono in cui siamo isolati, individualizzati nel debito, ma anche legati socialmente alla moneta, al potere. Invece ciò che hanno fatto i movimenti, pensiamo adesso da Madison a Oakland, hanno creato, sono forme per creare dei nuovi legami sociali, per creare sia nella piazza occupata, sia nel movimento più sviluppato, una nuova forma di vita che sostituisce per i legami del debito, i legami del denaro, eccetera, una nuova forma. Quindi lì, da Wisconsin a Oakland, più che altrove negli Stati Uniti, è chiaro come l'organizzazione del lavoro rimane una forma per sviluppare un rapporto democratico attraverso, non solamente attraverso i movimenti, ma in corrispondenza, diciamo, con il movimento sindacale, anche con trasformazione del sindacato. Questo è una via, un esperimento, dico, perché non è per niente risolto, di un sviluppo della democrazia, una ridefinizione della democrazia. Questo mi sembra essenziale delle lotte, un punto essenziale. Caro Marco, ti ringraziamo per le tue importanti risposte e continueremo poi dopo il dibattito alla Dinamo Fest. Ancora grazie. Grazie a te.